come si dice, in assenza di Matisse, qui siamo prontissimi con questa battaglia Dragon Ball Fusion. Per chi conosce questo gioco, ragazzi, è per Nintendo 3DS, scelto ovviamente da voi, e ogni venerdì ore 16 uscirà questo fantastico video. Allora, abbiamo sconfitto finalmente la squadra Ginyu, ragazzi, mamma mia, è stata un'impresa veramente. Continua a sognarmela la notte oramai, la squadra Ginyu. Vediamo un po' cosa abbiamo potuto accettare. Salva, mossa speciale e cannone eliminatorio. Molto bene, molto bene. Nuove mosse, nuovi apprendimenti, ma il risultato non cambia, diciamo, tutti gli effetti. Come avete potuto batterci? Non finisce qui, Polygamer. Un giorno ci sfideremo di nuovo e vinceremo noi. Aspettate e vedrete. Con vedrete il capitano intendeva dire: Jeez, basta con le spiegazioni. Al diavolo. Vi affronteremo ogni volta che vorrete. Ehi, Trunks, se ne sono andate senza la navicella. Dopo tutto l'aiuto che abbiamo dato per sfondare la barriera, che ci facciamo con una navicella gigante? Ehi, un attimo. Kamsato, Yogi, chi è venuto in mente, mo? Ho appena avuto un'idea geniale. Devo sistemare una cosa. Pensateci voi alla barriera qui sopra, ok? Che devi sistemare? Ah, giusto per capire, ragazzi. Ok, Polygamer. Abbiamo sconfitto la squadra Genius, ragazzi, per sconfiggere questa squadra è stata un'impresa, veramente. Però per fortuna tutti quanti sono aumentati di livello. E questo, ovviamente, come si dice, non fa altro che migliorare le nostre statistiche. Ok, dobbiamo, credo, quante vaffanciullo, energia insufficiente. Che ci serve? Ok, vado a trovare uno decente che ha quell'abilità, tra l'altro. Vediamo se ne troviamo. Oh, eccolo là. Ok, scendi. Sei tu? Forza. Schiattaga, strunz. Ragazzi, vi faccio vedere, ragazzi, un po' il combattimento, perché magari per i nuovi arrivati su questo canale non conoscono nemmeno il gioco e giustamente vogliono capire di che cosa stiamo trattando su questo canale. In poche parole, noi dobbiamo cercare di parare i colpi che arrivano dagli avversari, un po' come se fosse un gioco di Pokémon, però con i personaggi di Dragon Ball. Ah, mi ero dimenticato che i miei personaggi stanno per morire, quindi ovviamente la cosa mi va contro. Però per fortuna non sono fortissimi da dire wow, che potenza assurda. Potrei anche non utilizzarlo, mi stava questa cosa. Allora, utilizziamo il calcio. Ma adesso vi faccio vedere, ragazzi. Ma adesso sono io a contrattaccare, ok? Devo colpirlo nel punto dove lui non para, in modo da togliere più punti possibili. Ed è solo così io ho tolto tipo 900 punti. Benissimo. Adesso stessa cosa con questa. Dobbiamo parare. Parata il colpo, ovviamente perdiamo molta molta meno vita, che ci permetterà sicuramente di svolgere il gioco con una facilità facile. Ok, potevo evitare di attaccare la stessa, perché già questa ha poca vita. Infatti addirittura 600 io ho tolto, incredibilmente esagerato. Ho fatto fuori una. Potevo eliminare gli altri che avevano più vita, però mi sono fatto un po' prendere la mano. Ok, questa è una squadra femminile. Oh, calmi, perché sennò ti massacro, veramente. A parte scherzi, vi faccio fare le totto succulettine a tutti quanti, però. Oh, stanno sfondando veramente di mazzate. Ok, è il momento di asferare qualche colpo. Ma tutte e tre in un colpo solo, vi faccio vedere, ragazzi. Posso colpire anche tutte e tre in un colpo. Mamma mia, nessuno è morto, è incredibile. Lì in mezzo sono tutti in vita, incredibile, non me l'aspettavo. Oh, una Kamehameha del genere proprio da urlo. Morti. Ragazzi, li ho sterminati.
Rimane solo lui. O solo lei. No, penso una femmina, perché la voce è femminile, quindi. È bella, una bella forza, perché subito riesce a scalare i ranghi, quindi non male. Vediamo di colpirla in pieno. Niente da fare, peccato. Colpirla in pieno significa guadagnare molti più punti. Ovviamente se noi lo facciamo uscire fuori dal ring, i danni aumentano. Guarda che velocità ci mette. Niente, subito, istantanea lei. Boom. Ha fatto prima lei, ragazzi. È riuscita. Pensavo che non ce la facesse. Parata, parata. Guardate, quando uno lo para, i punti sono veramente pochi. Vabbè, diciamo che abbiamo stravinto. Anche se questa qui forse era la più forte, perché vedo che subito recupera. Colleghiamo che siamo senza panna, tra l'altro. Boom. Pensate, ha parato. Non vi capirò mai come siamo diventati forti all'interno del gioco. Comunque siamo ormai a un livello 23, contro un livello 11. Abbiamo sconfitto Ginyu, sai com'è. Penso che Ginyu in confronto è tutta un'altra cosa. Però tipo dovrei andare a curare le persone. Però momentaneamente non ci interessa. Il nostro scopo è andare avanti con l'avventura. E penso che fortemente la possiamo fare, perché ci serve 50. Qui ci serve. Ok, ci conviene andare lì piano piano. Non vorrei che il deficiente qua sotto decide di combattere, che magari dice: oh cacchio, facciamo un combattimento ad ultimo sangue. Ok, cerchiamo di distruggere la barriera, che ci voleva 250, perfetto. È andata di lusso, diciamo, per farsi. Ma che è? Poi la torre di Balzar su una mecca. Quanto strano, onestamente, io direi, eh. Trunks ha un piano, vai a sfondare la barriera e l'abbiamo fatto. Adesso? Ok, la barriera non c'è più. Dove sarà andato Trunks? Arriva. Ciao Trunks, bentornato. Finalmente si è... Cosa? Serve un passaggio? Trunks! Cagumbina! Ma è venuto proprio con la navicella di Freezer. Ma... No, ci ha messo il marchio co... No, vabbè, dalla Capsula Corporation, sulla navicella di Freezer. Stupendo. La Kamehame House. Incredibile. Il torneo di Cell. Ragazzi, stiamo percorrendo nuovi posti. Nuovi labirinti. È una navicella enorme, Non la usa nessuno. Io dico di prenderla. Dall'altra parte è abbandonata, no? Mi sembra giusto. Ok, ora abbiamo un mezzo. Andiamo all'arena. Tonfo. Si è scassato. E cos'è stato? Credo che abbiamo colpito qualcosa. Sarà mai. Forza Polygamer, andiamo fuori a vedere. Ma non ci possiamo curare un attimo. Possiamo tornare sulla nostra navicella spaziale. No, non mi dite, non possiamo salire. Mi dovrei un attimo curare. Sapete com'è? Il fatto che la cura sarebbe fondamentale. Vabbè, facciamo un teletrasporto direttamente e andiamo alla Capsula Corporation. Non se ne parla più. E curiamoci, ragazzi. Ok, esaminiamo. Qui c'è un nostro... ho vinto, Polygamer. Cosa vuoi farne di Pink? Punzecchialo. Mi sembra giusto. Che diavolo di tecnica è? Cosa vuoi farne di Pink? Oh, che posto è questo? Oh, Polygamer, dov'è il maestro? Oh, chi siete voi? È dappertutto. Ehi, tutto bene. Scusaci per esserti venuti addosso. È un tuo amico, Polygamer. Non mi dite, siamo andati addosso a questo con l'astronauta. Beh, Pink è... il mio amico. Cosa? No, no, lo sai bene. Molto legati, vero? Cosa? Non è fatto così. Maestro. Maestro. Vegito? Maestro, il mio papà è il tuo maestro. Cosa? Mi dispiace, mi sono scontrato con la loro astronave. Idiota. E perché non prestavi attenzione a quello che stavi facendo? Credi davvero di diventare un super saiyano con questa mentalità prigra? Cavolo,
Il vecchio è proprio sgorbrutico. Se non fai che preoccuparti, non sfrutterai mai tutta la tua potenza quando ne avrai bisogno. Vedo che non sei cambiato affatto da quando eri bambino, Kakarot. Non dimenticare che ho ancora un conto in sospeso con te. Pink, andiamocene, devi tornare ad allenarti. Trunks, farai meglio a non trascurare l'allenamento nemmeno tu. Sì, papà. Pink, ci dispiace davvero di esserti venuti addosso. Non fa niente, ci vediamo nell'arena, ok? Ehi, Polygamer, alleniamoci duramente anche noi. Sì, ma perché Pink è riuscito ad ottenere Freezer mentre io ho dovuto avere i bimbi? Non è che ho in contrario qualcosa, che Trunks e Goten sono forti, però, sai, avrei preferito averli più forti, prescindendo. Vabbè, se ci sono guerrieri del calibro di Freezer al torneo, ora come ora non abbiamo possibilità. Dobbiamo allenarci più che possiamo. Sarebbe bello se qualcuno ci desse indicazioni. Ma dove lo troviamo un maestro bravo come il mio papà? È duro. Già. Che c'è? Perché mi stai fissando? Ho qualcosa in faccia? Brava, che tipi strambi. Ehi, quella è la casa del maestro Muten, vero? Perché non chiediamo a lui di allenarci? Ok, magari troviamo anche altri membri per la squadra. Andiamo. Ok ragazzi, tutti dal maestro Muten. Si sa che dal maestro Muten. Oh, qua i livelli sono maggiori, livello 22 addirittura. Ok, qui combattere significa distruggersi completamente, secondo me. Livello 22, cazzo. Ti massacrano gli avversari. Fortemente non sarà facile nello svolgimento. Guardate, ce ne sarà un altro anche lì, livello 22. Andiamo piano piano. Speravo che ci affrontassimo in battaglia, vecchietto. State scherzando, morirei. Allora perché non ti unisci alla nostra squadra? Ora sono certo che state scherzando. È la mia lapide. Lapide? Sì, certo, se sto per morire me ne servirà una. Oh, beh, valeva la pena provarci. Ora che facciamo, Polygamer? E ora? Ehi, maestro Muten, c'è qualcuno che qui si può allenare? Vediamo. Allora, alcuni usano l'arena del gioco di Cell per allenarsi. Potreste chiedere di unirvi a loro. Che cos'è il gioco di Cell? Oh, c'è un essere spaventoso di nome Cell. Ha organizzato un torneo di arti marziali chiamato il gioco di Cell. Se volete saperne di più, chiedete a Gohan. È lui che ha sconfitto Cell. Oh, papà è davvero forte. D'accordo, allora andiamo all'arena. Come sono i vostri livelli di energia? C'è una barriera che blocca la strada per l'arena del gioco di Cell. Dovrete sfondarla. Per farlo serviranno 5 diversi tipi di energia. Quanto pare voi avete solo la rossa e la blu. Dovrete andare in cerca di amici. Gente con l'energia gialla, viola e verde. Forse potrei insegnarvi il mio trucco speciale per fare amicizia e influenzare le persone. Davvero, lo faresti? L'energia rossa appartiene al Saiyan, l'energia blu appartiene ai terrestri, l'energia viola appartiene a chi proviene da altri mondi, l'energia gialla appartiene agli alieni e l'energia verde appartiene ai marziani. Quando avrete tutti questi tipi di persone in squadra, avrete tutte le energie che vi serve. Colore è lo stesso dell'aura che si vede intorno agli avversari in battaglia, vero? Esatto. Se volete che una bella raga, una forte lottatore si unisca a voi, fate così. Dovete farle vedere di chiunque si tratti quanto siete forti. Ma come facciamo? Dovrete liberare la vostra piena potenza. Usate l'attacco Zengar per stordire la ragazza, cioè il lottatore in questione. E a quel punto qualsiasi avversario saprà che siete morti. Forti, vabbè, morti. So che da queste parti c'è una bella ragazza. Perché non andate a provare con lei? Coordinate salvate. Ok, andiamo a vedere. Con me? Perché con una ragazza? Magari c'è che. C18. Una C18 dentro al. Sai, una C18 dentro alla squadra mi andrebbe benissimo. Onestamente, una C18. Al torneo di Cell addirittura c'è bisogno di fare tutta quella roba. Cioè, per me è la fine. C'è un mongoloide dietro che mi sta inseguendo. Non ho proprio nessuna intenzione di lottare.
Wow, livello 40, Madonna. Cioè, raga, per me non c'è proprio speranza. Livello 40, se ce l'ho. Sì, ragazzi, C18. Diretto, destro, diretto, sinistro. Sì, bene, adesso. Non è proprio C18. Ok, posso esservi d'aiuto? Vediamo se vuole combattere. Ma che cosa chiederai? Alleniamoci, brava, esatta, così via. Oh, certo. Stavo pensando che sarebbe bello fare un po' di allenamento. È sempre interessante mettere alla prova la propria forza. Fatemi sapere quando siete pronti. Ma non pensate che sarà facile solo perché avete un solo avversario. Ah, è una sola. Ok, forza. Ok, questa ci sfonderà di mazzate. Cioè, una solo. Ah, è uno contro uno. Cazzo. Nonno ha detto, ok, dobbiamo fare il Zenkai. Zenkai. Andiamo con un Zenkai, dai, forza. Presempino. Mannaggia. Avrei preferito fare qualcosa di meglio. Maron! Come cazzo ho fatto a fare? No, ma è un imbroglio. Io lo chiamo imbroglio. Ottimo. Ottimo, ora tengo una nuova alleata. Molto bene. Ah, che posso decidere, tra l'altro. Hai superato la vittoria. Aia. Oh no, tutto bene. Siete davvero forti. Incredibile, mi avete sconfitto nell'uno contro uno. Una sconfitta schiacciante. Credo che potrei imparare qualcosa frequentandovi. Mi unirò alla vostra squadra. Vorrei iniziare subito l'allenamento, ma se non vi dispiace, credo che dovrei riposare. Allora, usa la nostra astronave. Astronave? Ok, va bene, mi riposerò un po' per recuperare le forze. Ci vediamo all'astronave. Ok, ragazzi, è andata la forza Polygamer. Andiamo a ringraziare il maestro Moten. Tutti quanti di nuovo dal maestro, ragazzi. Nel frattempo, io non vorrei dire. Sicuramente dovrò combattere. Sicuramente 100-100. Ma con dei livelli 40 ho leggermente paura. Perché questa era a livello 30 e l'abbiamo sfondata. Che qualcosa, ma secondo me. Sono livello 40, ma non a livello esagerato che credo io. Livello 22 è fattibile, ma 40 proprio non si può vedere. Che succede? Ma no, mi ha preso, mannaggia, mi ha preso dietro le spalle. Beh. Avete trovato la bella ragazza? E dov'è? Non ditemi che non l'avete portata con voi. I ragazzi d'oggi pensano solo a se stessi. Oh, beh, non importa. Vi siete ricordati del mio trucco per portare le persone dalla vostra parte, vero? Sì, metterli KO con un attacco a Zenkai, no? Ora troveremo facilmente altri compagni di squadra. Ah, forse non ci avete ancora fatto caso. Se combattete con qualcuno che può unirsi alla squadra, vedrete un'icona vicino a loro. Se non la vedete, potete sferrare tutti gli attacchi Zenkai che volete, ma il lottatore non si unirà a voi. Quindi quelle persone non sono interessate a unirsi alla nostra squadra. Non è questo, ma la vostra dimostrazione di forza non li convincerà. Dovrete trovare un altro modo. Provate a parlare con loro quando non siete in battaglia. Vedete che succede. Magari si verifica un qualche evento e potrete convincere a unirsi a voi. Ok, quindi se non vediamo l'icona con la stellina, dobbiamo attivare un evento fuori dalla battaglia. Esatto, funziona così. Se affrontate qualcuno di forte, potrebbero volerci più battaglie per convincerlo. Ma non arrendetevi, continuate a insistere. Ok, andiamo all'arena del gioco di Cell a cercare altri membri della squadra. L'arena del gioco di Cell, e li vedete in cima a quella montagna rocciosa. I lottatori faranno la fila per dimostrarvi di essere migliori. Sarebbe meglio riposare prima di andare. Ok, torniamo all'astronave, a riposarci un po'. Ora che ci penso, non abbiamo ancora esplorato l'intera astronave, vero? La mamma ha appena portato alcuni miglioramenti per noi. Andiamo a vederli.
Molto bene, forse magari abbiamo un modo in più per salvare. Allora, mettiamo un attimo. Start. Perché ogni tanto non si legge lo start, non capisco perché. Bentornati, ora mi allenerò un po'. Se avete bisogno di me, chiamatemi accedendo al menu notifica. Oh. Ok ragazzi, per modificare la squadra ovviamente, se vogliamo lei. Ok, vogliamo dare un'occhiata dentro l'astronave? La salute è stata ripristinata, che bello ragazzi, questo è un vantaggio. Ah, posso scegliere ovviamente, team A. Fai attenzione, non ci interessa. Team A. Posso fare anche il team B. MC. Ah, qui cambio il nome della tua squadra. Ti chiamiamo Poli. Perfetto. Qui che c'è? Ma è enorme. Ehi, conosci i movimenti di allenamento? Farebbe comodo qualche nuova idea. Ah, qua c'è il multigiocatore. Molto bene, molto bene. Vabbè, ci sono i vari punti, varie cose, vabbè. Non è che ci interessano tutti, onestamente, per il momento. L'importante è che recuperiamo l'energia all'interno dell'astronave. Ah, ma vedo che è obbligatorio controllare un attimo i punti. Ragazzi, abbiamo acchiappato Grilli. Infliggi 5.000 danni entro il tempo limite. Vediamo se riusciamo a infliggere. Vabbè, siamo 5 contro 1. Ok, allora ragazzi, dobbiamo. Ah, un colpo di potenza. Vediamo di colpirlo. Mamma mia, ha preso in pieno. 5.000 gli dobbiamo togliere. Sarà facile. Ma noi ci proveremo. Ovviamente. Attacco di supporto, vai. Tutto bene. Tocca alla principessina. Andiamo. Vediamo un po'. Dobbiamo togliere 5.000. Siamo soltanto a 2000. Ah, è acrobatico. Sarà facile buttarlo fuori dal ring in poche parole. Vediamo se con questo se ne va fuori dal ring o no. Sì, con questo se n'è andato, ragazzi. Colpo troppo devastante è stato. Andiamo con il caro Goku. Vamos, 3000. Siamo proprio alquanto. Ma no, aiuto! Vai con la camera che me! Vai con la camera che me! Vai con la camera che me! Super camera che me! Del caro Goku! Tutto bene! Nel tempo limite, ci siamo quasi, vai! Molto bene, penso di esserci riuscito dopo questo. Uno! E due! E tre! E quattro! E cinque! Perfetto, addirittura 6.000. Veramente devastante. Continuano a aumentare di potenza e livello, ma anche perché è obbligatorio, ragazzi. A parte gli scherzi, dobbiamo per forza aumentare, perché sennò non sarà facile. Krilli, sei incredibilmente. Sei super forte. Krilli, perché non ti unisci alla nostra squadra? Era da un po' che non mi sentivo così pronto a combattere. Mi farà bene sfogarmi. Sono contento di essere al tuo fianco, Polygamer. Molto bene, ragazzi, abbiamo ottenuto anche Krilli. Non male, non male. Krilli, che potenza è? Livello 27. Buono, buono. Continua a aumentare ovviamente la nostra energia, perché. Chi ci sta qui? Oh, Yanko! Vai anche con Yanko, ragazzi. Ehi, Trunks, Goten, non è Goku quello?
Ehi là, Yanko! Oh, Yanko, ti sono cresciuti i capelli? Già, ho pensato che mi avrebbe fatto bene tornare al vecchio stile. Scommetto che parteciperete al torneo spaziale temporale, vero? Proprio così, anche tu? Vuoi unirti alla nostra squadra e gareggiare con noi? Grazie, nel torneo mondiale di arti marziali è stato già abbastanza duro per me. Affrontare per sé di ogni luogo e periodo non saprei. Cioè, mi sto allenando, ma non sono sicuro. Dai, forza, se ti stai allenando dovresti almeno partecipare, altrimenti che senso ha? Sì, lo so. Forse una volta finito l'allenamento che sto facendo mi deciderò. Sto cercando di ritrovare la velocità che avevo un tempo. Volete allenarvi con me? Beh, se dopo vi va, fatemi un fischio. Perché ragazzi, Yanko era veloce. Davvero. Non mi ricordavo che Yanko era veloce. Ok, dobbiamo fare il fatto degli anelli come quello di prima. Non sarà facile perché sappiamo, ragazzi, gli anelli. Prima mi hanno dato qualche piccolo problema. Sì, perché alcuni non li vedo e quindi... Va bene, siamo a 8. 9. Dobbiamo anche muovere. Sto andando veloce, rispetto alle ultime volte. 11, 12, 14, molto bene, giusto, giusto. Non era facile, non era facile. Siete proprio in gambe. Vedervi mi ha fatto davvero ispirato. Ok, appena mi sarò rimesso in forma, vi affronterò. Ti affronterai? Oh, una sorpresa con cui ho un conto in sospeso, niente di che. Quando avrò sistemato la faccenda, accetterò la vostra offerta. Quindi fino ad allora, Yanko ovviamente ci abbandona perché dice sono troppo scarso per far sì che il torneo del potere. Vabbè, andiamo all'arena di Cell, dai, forza ragazzi. Anche se secondo me non posso andare. Dubito fortemente che mi faranno entrare. Esaminiamo, voglio proprio vedere cosa c'è oltre questa barriera. Se abbiamo abbastanza energia dobbiamo sfondarla. No, ci manca i 25, 25, 25. Allora, ci sta uno lì. E altra gente a caso. Vabbè. Bisogna combattere, ragazzi, c'è poco da fare. Ci siamo, avventuriamoci nel combattimento. Tenzing, c'è Goku. Goku? Masuka. Ehi, Tenzing, Yaozi, Goku. A vederti così mi riporta nel passato. Goku e i suoi amici sarebbero avversari perfetti, non credi, Tenzing? Ottima idea. Tu sei Polygamer, vero? Vuoi provare a combattere contro di me e la mia squadra? Vogliamo partecipare al torneo spazio-temporale, proprio come voi. Pensavo che un po' di allenamento 5 contro 5 ci farebbe bene. 5 contro 5? Ma siete solo tu e Yaozi? Tecnica dei quattro corpi. No, vabbè. Ancora sta tecnica pezzotta. Incredibile, 4 Tenzing. Non sono immagini residue, sono tutti veri. Beh, quando volete siamo pronti. Vabbè, ma diciamo che tutto pronto. Sì, siamo pronti, siamo prontissimi, siamo nati. Quanto forte me ne saranno? Scusate. 4 di loro. Sono 4 Tenzing. Sconfiggi tutti contemporaneamente. What? Come faccio a sconfiggerli contemporaneamente tutti e 5? Il camo fa fa niente. Non posso fare l'attacco, io come li faccio fare? Mezza Munnez è uscita, no? Quelli sono forti, perché hanno 8.000 di potenza. Pure, l'onda Dodò. Incredibile, mi ha tolto 900, così a caso. Mamma mia. A saperlo, lo utilizzavo con loro. L'ultra, la fusione.
Oh, non tocca mai a me. Che cazzo. E mo' mi state rompendo leggermente i coglioni, però, i dancing. Mi state rompendo proprio i coglioni. A me faccio un attacco supremo. Pure gli Aos. Incredibile. Mancava solo lui. Cazzo, film che ti manda proprio a Milano. Allora, vediamo se possiamo colpirli. Vai, vai. Sfunnamo le mazze. Ma 700. Mamma mia, ragazzi, 700 tocco. Ragazzi, la vostra fine è arrivata oramai. Cioè, non pensavo che toglievo ne... No! Sangue spopolo, ragazzi. Parato. Peccato, ogni volta che colpisco di una mossa me la parano. Però comunque, fortuna è andato bene. Ragazzi, ho dovuto fare la fuga contro Tenzing, perché li dovevo sconfiggere tutti e cinque contemporaneamente. Ed era impossibile, cioè sto da tipo una mezz'ora, ma nulla. Cioè, perché ne faccio fuori uno, compaiono di nuovo, ma è impossibile proprio matematicamente sconfiggerli tutti contemporaneamente. Grazie a tutto l'allenamento fatto, finalmente posso gestire 4 copie, però andrebbe di combattere ancora. Ditecelo quando vi sarete ripresi dall'ultimo scontro, ok? Ma va a vendere poco che mezzo frerillo, onestamente. Ho tutto bene che te voglio, ma ne cosa proprio partecipenza con te. No, raga, non si può giocare così, onestamente. Perché io tutto bene che ti voglio, ma se mi fai così io non ho nessuna speranza di vittoria. Invece non posso entrare perché mi serve l'energia Z, queste due energie che non capisco dove cazzo stanno. Cioè, ragazzi, non sono capace di trovare con l'energia. Cioè, beh, ovviamente tutto questo ti rende ancora più nervoso perché vai avanti con il proseguimento del gioco ma senza risultato. Che hai bisogno di queste energie che io onesto non le trovo. Cioè trovo sempre le stesse. La blu, cioè gialla. La gialla ci serve, non mi ricordo. Ah, è blu, anche quella. Blu. Là c'è qualche verde, ragazzi. Attenzione, là c'è un verde, ho visto. Eccolo qua, dai, un verdino. Un verdino forse va bene. Ragazzi, ho combattuto anche contro questi Cybermen, ma non credo che sputano fuori dal suolo. Ok, non finiscono mai. Vabbè, comunque non credo fortemente che questi Cybermen ci daranno ciò che vogliamo, ovviamente. Questi Cybermen che poi abbiamo messo lì affrontati. Hai ricevuto una ricompensa. Ah, adesso abbiamo un Cyberman. Ah, finalmente! Ragazzi, quando meno te l'aspetti, forse. Ma ci serve un'energia viola e un'energia verde. Bene, ragazzi, che culo. C'è andata di lusso, dai. Non me l'aspettavo. Abbiamo ottenuto i Cybermen che ci servivano. Ma ce ne sta un altro qui. Magari. Oh, Napa. La Napa non era forza. Oh, ancora tu. Che vuoi stavolta? No, io ho pensato di giocare un po' con loro. Vabbè, ragazzi, per oggi può bastare. Grazie a tutti per la visione e non mancate alla prossima. È stato importante avervi conosciuto.